Adesso è perfetta l'inquadratura. Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video che sarà il primo di una spero lunga serie che racconterà le nostre avventure castaiole in giro per l'Italia e per il mondo, non lo so cosa ci aspetta. Allora, sono qui con Jojo, Leti e Maggio perché domani andremo nelle Marche per fare il campeggio. Andremo in campeggio al Festival Celtico di andremo in campeggio al Festival Celtico di Montelago, che sarebbe che sarebbe il festival celtico più figo d'Europa, quindi siamo abbastanza in fissa, anche perché siamo andati l'anno scorso e ci siamo divertiti tantissimo. Quest'anno non solo stiamo un giorno in più, ma siamo di più e più organizzati, quindi sarà una figata. Oggi è il giorno di preparazione, diciamo, perché stamattina sono andato a prendere questi due gaboloni alla stazione e dopo siamo andati al centro commerciale per fare la spesa. Abbiamo mangiato in un cinese luridissimo che c'era lì, faceva abbastanza schifo. Finito di fare la spesa siamo andati a casa, poi siamo tornati a prendere Leti, che è arrivata tipo da Napoli, è venuta a Milano, poi a Milano è venuta a me, da domani tornare alle Marche giustamente. È appassionata, le piace fare il giro dell'Italia così. Quindi adesso finiremo di sistemare la roba e poi proveremo a dormire un pochetto, perché domani mattina dobbiamo alzarci veramente presto e fare tipo 5-6 ore di strada. Sono le 8 del mattino, siamo praticamente a Bologna, in coda ovviamente. Abbiamo già fatto 200 km, siamo in giro da 2 ore e 20 più o meno. E tra 30 km faccio 100.000 km con la spasso mobile. Sarà un traguardo da documentare, perché minchia raga, 300.000 km! La tradizione dei viaggi in macchina di me e Leti vuole che appena arriva la coda si mangiano le melanzane impanate. Quindi se il buon Jojo, se il buon Jojo si decide a prendere le melanzane, come potete vedere la nostra macchina è carica più o meno come quelle degli zingari. C'è dentro roba da mangiare, roba per dormire. Le melanzane le abbiamo finite. Adesso siamo qua in un'area di sosta. Leti è appena scappata perché ha la fobia delle api. Noi siamo a circa 100 km dalla destinazione. Ho guidato 4 ore e mezza senza sosta. Ci siamo fermati adesso per riaprire un pochino la fessura tra le chiappe. Adesso ripartiamo. Il grandangolo non è il massimo per farvi vedere queste cose in lontananza, però se smettete di guardare con gli occhi, iniziate a guardare con il cuore, là oltre gli alberi potrete vedere la bellissima città di Assisi, che è segno che siamo quasi arrivati. Infatti mancano soltanto 40 minuti. Bene ragazzi, noi siamo arrivati a Montelago. Per una volta nella mia vita non mi hanno fermato per la perquisizione. Di solito mi prendono sempre per un drogato e mi fermano e mi perquisiscono analmente. Stavolta avevamo anche preparato tutti i documenti, tutte le robe, per fare in modo che facessero in fretta. E invece niente, era lo stesso tipo dell'anno scorso, quindi magari mi ha visto e ha detto: no, questo qua è il bomberone dell'anno scorso, è pulito, è pulito. Comunque siamo qua al parcheggio, adesso parcheggiamo, ci riuniamo con gli altri, che non sappiamo dove siamo perché non c'è campo, nonostante siamo in mezzo a un campo. Ma qui è pieno di merda. Qui è pieno di merda.